Amici cari di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. E allora, un video che deve durare poco, non voglio parlare dell'ennesima rapina, ennesimo furto. Dopo Crotone, un altro gol regolare annullato. E ci stiamo zitti, e ci stiamo zitti. Oggi il mio sfogo su questo video deve essere, io una cosa chiedo a Pirlo, basta mettere sto Federico Bernardeschi in campo. Basta giocare con Bernardeschi, non si può guardare più. È un disonore per la Juve avere un giocatore come Bernardeschi in campo. Non voglio parlare della prestazione di ieri, anche perché io leggo critiche, ma io non ho visto una Juve che ha giocato male ieri. Ho visto una Juve molto sfortunata, sicuramente non la miglior Juve di sempre, ma nemmeno la peggiore come tanti fanno credere. Ho visto una Juve che mezz'ora l'abbiamo schiacciato il Verona che non riuscivo a uscire da metà campo. Purtroppo quando prendi due traverse, sbagli dei gol facili, ti annullano come Crotone. Lì abbiamo fatto una prestazione pessima. Però nonostante tutto l'avremmo vinta perché ci hanno annullato un gol regolare. Ieri, ennesimo scandalo sul gol annullato. Non si può andare a guardare un fuorigioco con un microscopio solo alla Juve, perché succede solo alla Juve che annullano questi gol qua. È una cosa incredibile. È una cosa vergognosa, ma non tanto il gol che ci hanno annullato, non me ne frega che ho pareggiato la partita, ma per quanto riguarda Bernardeschi, non si può vedere più. Basta, va, me la metto fra botta e 100 voti meglio. Basta su Bernardeschi perché non è degno di calpestare il campo con la maglia della Juve. Spero che Pirlo, dopo ieri, ha capito che Bernardeschi forse può fare un magazziniere alla Juve, poi nelle altre squadre, du Pisa, du Ravenna, du Cesena, là forse può giocare titolare, ma non è da Juve, basta, lui non deve scendere più in campo con la maglia della Juve. Poi voglio spendere due parole pure per Bonucci e Chiellini. Senti, o vi dedicate alla Juve oppure vi dedicate alla Nazionale, voi non potete fare i leoni con la maglia della nazionale, poi arrivate alla Juve, facite due partite, boom, e vestite KO. E abbiamo le partite importanti di Champions, come sempre, e siamo sempre senza squadra, sempre con giocatori pesanti che mancano. Quindi o decidete o la Juve o la nazionale, basta, non ce la fate più a mantenere due impegni, vi dovete dedicare o alla Juve o alla nazionale. Quindi questo è un video che non voglio parlare dell'analisi tattica di come abbiamo giocato, perché, ripeto, io non ho visto una Juve che ha giocato male ieri, ho visto una Juve molto sfortunata, una Juve che viene condannata come dopo Crotone anche ieri dall'arbitraggio, scandaloso, e questa è la verità. Non sto dicendo che cioè non voglio arrampicarmi sugli specchi oppure dire gli arbitri ci sfavoriscono, no, sto dicendo semplicemente la realtà, sto dicendo che a Crotone ci hanno annullato un gol regolare, ieri ci hanno annullato un altro gol regolare, non si può andare a guardare il fuorigioco millimetrico, che poi quando mi dici la spalla è in fuorigioco, la spalla è questa, non è questa, se questo sta avanti ma questo è indietro non è fuorigioco perché questo fa parte del gioco, ma questa qua no, io non posso fare gol con questo, quindi il regolamento in Italia lo devono anche rivedere quegli arbitri che fanno schifo, fanno. Comunque, io non lancio nessun allarme, non vedo cose allarmanti. Di allarmante c'è solo che Bernardeschi non può giocare più con la Juve. Basta. Se scenderà Bernardeschi in campo, io mi guarderò la partita di spalle così. Perché è uno scempio guardare quel giocatore con la maglia della Juve. Stop al Berna. Ragazzi, iscrizione al video, iscrizione al canale, fate girare il video e ricordatevi sempre che chi tifa Juve non perde mai. E mi raccomando, io per mercoledì con Barcellona sono molto fiducioso, anche perché loro non è che stanno andando meglio di noi. Quindi, nessun allarmismo, calma. Ma Bernardeschi, basta, ciao.